è un atto che abbiamo firmato pieno di concretezza, di visione strategica, dà contezza di quanto oggi Napoli sia proiettata in una prospettiva di sviluppo, di un rapporto corretto tra pubblico e privato, di valorizzazione del territorio, di contrasti ai cambiamenti climatici, di rigenerazione urbana, di interventi sulle periferie, di valorizzazione del patrimonio immobiliare, affrontando subito il tema anche della rinegoziazione dei mutui, del debito finanziario, quindi avrà un impatto notevolissimo sulla città.